Buonasera e benvenuti. Siamo a questo settimo webinar straordinario di EcoPsichè, Scuola di Ecopsicologia, e abbiamo un ospite straordinario anche, e inauguriamo una nuova modalità di fare webinar più chiacchierati, più interattivi, meno lezioni. Quindi magari un pochino vi racconteremo preparatevi anche domande, avremo modo proprio di rispondervi. Vogliamo che non sia una lezione universitaria. Con Giuseppe ci siamo abituati, mi sono abituata a tenere lezioni universitarie insieme a lui all'Università della Valle d'Aosta, dove portiamo avanti insieme il corso opzionale di ecopsicologia nel corso di scienze tecniche psicologiche ad Aosta. E già in quell'ambito ci siamo abituati a gestire in modo più jazzistico proprio i nostri incontri. E in questo webinar vogliamo proprio mettere insieme due approcci che ognuno di noi ha sviluppato su binari autonomi e paralleli, per poi scoprire che stavamo puntando nella stessa direzione e per cui c'era anche il piacere di questo scambio. Giuseppe, io ti lascio la parola. Giuseppe Barbiero, vedrete alla fine che una rassegna dei suoi libri è nella bibliografia dei libri di EcoPsichè, della Scuola di Ecopsicologia. Perché è proprio la voce complementare a quella della psicologa. L'ecopsicologia ha proprio bisogno di queste due anime, di queste due voci. La Società Internazionale di Ecopsicologia ha una forte componente di psicologi, una forte valenza della psicologia. È nata inizialmente all'Università di Berkeley negli anni 90, inizio anni 90, con la presenza degli psicologi, ma secondo me è solo con quella degli ecologi che potrà trasformarsi sempre di più in strumenti concreti per ridisegnare il nostro stile di vita, le nostre società, la nostra scuola, il nostro modo di incontrarci, di stare insieme, attingendo proprio tutto quello che la natura ci insegna. E qui, Giuseppe, ti passo la parola. Vai, vai in improvvisazione e poi vediamo se usare diapositive o non usare diapositive. A te e grazie. Grazie, grazie a tutti e intanto grazie alle persone che sono qui con noi. Io sono molto felice di avere questa opportunità, intanto abbasso il volume delle cose che possono disturbarci. Allora, io credo che potrebbe essere anche ribaltato quello che dicevi, Marcella, cioè è la biologia che ha bisogno della psicologia. In questo senso. Perché rispondiamo in realtà a due domande profonde, due domande direi filosofiche. Chi siamo e da dove veniamo? E perché queste due domande sono importanti per capire dove vogliamo andare. Se sappiamo chi siamo e sappiamo da dove veniamo, riusciamo a orientarci per capire dove vogliamo andare. Perché questa è la parte, diciamo, decisiva, no? Quello che sta alla base del perché ci interroghiamo in questo modo. Chi sa rispondere alla domanda chi siamo? La domanda chi siamo la sa rispondere, è una domanda, può essere una domanda ontogenetica, cioè come ci siamo sviluppati per essere qui? Da quando ero bambino, piccolo, fino a quando sono diventato adulto, che esperienze ho fatto, che traumi ho avuto, eccetera. Questo è tema tipicamente della psicologia. La psiche è la scienza, quando inizio io insegno biologia al primo anno degli psicologi, sono tutte giovani matricole che faccio la prima lezione praticamente. E gli do il benvenuto al corso di psicologia ricordando la radice di questo nome, la scienza dell'anima, psiche e l'anima. Quindi se tu hai, tra tutte le varie scienze, probabilmente è quella più delicata di tutte. Quindi è un invito anche a essere responsabili in questo modo. Qualche studente se ne va già subito dopo la prima lezione e dice ho sbagliato corso. Ma questo è un discorso che vale un po' per tutti. Diciamo, questa è adesso scherzosamente, questa è la domanda su chi siamo, no? Cioè, i biologi in realtà possono rispondere invece alla domanda da dove veniamo. Perché l'altro aspetto interessante non è solo ontogenetico, ma filogenetico. Cioè, filogenetico vuol dire sostanzialmente che abbiamo una storia alle spalle. Questa storia ci ha forgiato sia fisicamente che psichicamente, e questa storia è la base genetica su cui noi possiamo costruire tutto l'aspetto ontologico. Comprendere quindi da dove veniamo ci permette di capire alcune cose. Per esempio, siamo dei mammiferi.
Quindi mammiferi siamo organismi a sangue caldo, organismi a sangue caldo che possono per questo permettersi le emozioni. Se non avessimo il sangue caldo non potremmo avere emozioni. O meglio, avremmo un'unica sola emozione che hanno tutti gli organismi viventi, la paura. È un passaggio non banale perché è biologico, che fa da base per qualcosa che è assolutamente psicologico. Grazie, grazie. Uno dei motti su cui è nata l'ecopsicologia è proprio ecology needs psychology and psychology needs ecology. Quindi proprio questa consapevolezza dell'importanza di poter danzare insieme per poter interagire, perché queste due giovani scienze, mi piace chiamare giovani scienze perché in fondo sia l'ecologia che la psicologia sono nate con questo nome alla fine dell'Ottocento, scoprono un secolo dopo che possono fare molto meglio il loro lavoro quando si appoggiano l'una all'altra. Quindi la psicologia scopre che il suo lavoro di introspezione, di accoglienza della persona, di aiutare le persone a entrare più profondamente in contatto con loro stesse, con le loro emozioni, con una chiarezza più grande dei loro pensieri, avviene più facilmente, più efficacemente quando si è a contatto diretto con la natura. L'ecologia, d'altra parte, come Giuseppe, come ci stavi proprio dicendo, scopre che se vogliamo sensibilizzare le persone nei confronti dell'ambiente, non possiamo muoverci solo sul piano cognitivo. Dobbiamo andare ad agganciare le persone sul piano affettivo. Vedremo tra poco una delle frasi di Gould: noi non proteggeremo ciò che noi non amiamo. Quindi è importantissimo risvegliare e riattivare questa dimensione affettiva, che io vedo proprio il trait d'union tra l'ecopsicologia e l'ecologia affettiva, tra quello che porta l'ecologia e quello che porta la psicologia, perché proprio quando usiamo la metafora del pianeta io per descrivere quella che è la totalità della nostra persona, usiamo proprio la metafora del pianeta, e la dimensione affettiva è quella dell'acqua. E l'acqua, come ci insegni, perché ho seguito la tua ultima lezione che mi ha appassionato proprio, quindi ti chiederei di raccontare anche qualche cosa su Gaia e la dimensione acqua. L'acqua, metaforicamente parlando, è proprio la dimensione affettiva ed è quella senza la quale non c'è la vita su un pianeta, e senza la quale non c'è la vita, non c'è la gioia nella vita, nell'esistenza di una persona. Ci può essere un corpo, come un pianeta può avere un corpo, una massa, ma se non c'è un fluire delle emozioni, c'è un qualche cosa per cui la qualità della vita non è quella che dovrebbe essere. Proseguo il dialogo, quindi poi dimmi tu, fai un po' da regista, perché poi sì, l'acqua è, da un punto di vista biologico, è il mezzo entro il quale la vita si può esprimere. Molti si domandano se ci può essere una vita non basata sul carbonio, per esempio, no? No, se i 92 elementi chimici sono questi, l'unico modo per cui si possono avere organizzazioni biologiche si ha sull'atomo di carbonio. Non a caso la chimica del carbonio è chiamata anche chimica organica. E tutto il resto è inorganico, cioè può esserci ma non è vivo. La seconda cosa importante è avere l'acqua allo stato liquido. L'acqua è presente un po' ovunque nell'universo, per quanto ne sappiamo è presente in parecchie, anche su Marte c'è acqua. Il problema è che acqua allo stato solido o allo stato gassoso. Un problema che ha per esempio Marte, no, dove siamo abbastanza sicuri che non ci può essere vita, è il fatto che la temperatura media su Marte è meno 64 gradi centigradi, quindi è una temperatura che non permette di avere acqua allo stato liquido. Ma il problema di Marte è anche il fatto che ha una pressione troppo bassa.
più o meno 8 millibar. Per dare un'idea, sulla Terra è 1000 millibar, su Marte è una pressione molto molto modesta, 8 millibar. Il problema è che con questa bassa pressione, quando anche Marte si trova nel pianeta nel momento migliore, cioè più vicino al Sole, in fase estiva, diciamo così, quindi con i raggi solari che puntano precisamente, la temperatura di Marte può salire anche di parecchio, arrivare fino a 20 gradi, che è un'ottima temperatura. Il problema è che quando il ghiaccio di Marte viene colpito da, la temperatura si alza, anziché fondersi, sublima, perché non c'è abbastanza pressione per permettere di avere l'acqua allo stato liquido. Quindi l'acqua allo stato liquido non è solo questione di avere tra 0 e 100 gradi quando hai una pressione di 1000 millibar, però se hai una pressione più bassa, ovviamente il range si restringe. Ora, sull'universo, per quanto ne sappiamo, sono pochissimi i pianeti che possono avere questo tipo di struttura. Infatti, tutta l'esobiologia che in questi ultimi 2-3 anni, no, hanno creato dei nuovi telescopi che permettono di vedere a grandi distanze, riconoscere anche i pianeti che possono ospitare la vita extra sistema solare. No? Questo era il tema. Ogni tanto sul giornale compare: abbiamo scoperto un pianeta dove forse tra 20.000 anni luce, no, tra 20 anni luce, tra 20.000 anni arriveremo a poter abitare. In realtà cosa fanno? Hanno preso la teoria di Gaia e l'hanno applicata a un altro pianeta. Il pianeta deve essere all'interno di una fascia abitabile, intorno a una stella di una certa grandezza. Questa fascia abitabile deve avere una temperatura tra 0 e 100 gradi e la pressione di quel pianeta deve avere più o meno la pressione dell'atmosfera terrestre, altrimenti l'acqua non c'è. Ecco, quindi allora arrivo al tema che diceva Marcella. La teoria di Gaia fondamentalmente ci può essere acqua. Come facciamo a mantenere acqua sempre? Perché l'altra cosa che caratterizza questo pianeta è che la vita è comparsa 3.800 milioni di anni fa e non ha mai smesso. Cioè non c'è stato un momento in cui la vita è scomparsa e poi è ricomparsa. Per quanto ne sappiamo è sempre stata una continuità. Il che vuol dire che da 3.800 milioni di anni l'acqua allo stato liquido è sempre stata presente sulla Terra. Ma questo contrasta con un problema. Il Sole. Il Sole nei 3.800 milioni di anni in cui la vita è stata presente sulla Terra, ha aumentato la capacità energetica che ha investito la Terra. Ecco perché il problema diventava come facciamo a mantenere la temperatura sufficiente per avere vita sulla Terra anche quando il Sole aumenta la sua capacità radiante e quindi il calore. Il paradosso è stato proprio che la vita ha risolto questo problema. Perché se noi andiamo indietro nel tempo, portiamo indietro all'inizio del film, 3.800 milioni di anni fa, la temperatura media di superficie della Terra era intorno ai 50-60 gradi, molto più alta di adesso. La temperatura che abbiamo adesso è più fresca di quella che dovremmo avere se il pianeta avesse continuato a essere senza vita. Probabilmente la Terra oggi, se non ci fosse la vita, sarebbe una via di mezzo tra Venere, che è 460 gradi centigradi, è più vicino al Sole, quindi prende più calore, e Marte, che è meno 64 gradi centigradi, quindi la Terra dovrebbe essere più o meno intorno ai 270 gradi centigradi. L'acqua non dovrebbe esserci più, quindi la vita è estinta da molto tempo. Questo non è successo. Non è successo perché la vita stessa è riuscita a regolare la temperatura media di superficie attraverso la chimica dell'atmosfera, modulando i gas serra e quindi cambiando la capacità di accumulare energia da parte della superficie della Terra. Scusate, ho fatto un lungo pistolottone, ma spero che sia stata una risposta sufficiente rispetto al problema dell'acqua. Sì. Quanto l'acqua sia importante. Scusa Marcella, io immagino anche che a livello psichico questa cosa è profonda. Cioè tutti gli organismi viventi sanno che hanno bisogno dell'acqua. Persino i batteri. Cioè la forma più elementare è che se hanno un ambiente umido si possono comportare in un certo modo, sicuramente migliore che se non ce l'hanno. E non dimentichiamo che tutti gli organismi viventi, compresa la nostra gestazione, avviene nell'acqua. La colonizzazione della Terra è venuta molto dopo, ma è l'acqua il modo dove c'è la vita.
Certo, e a proposito di acqua, c'è proprio una domanda specifica per te, di un'ascoltatrice, che dice se ci puoi spiegare perché gli organismi a sangue freddo non hanno emozioni e quelli a sangue caldo sì. Ce ne sono moltissime spiegazioni, cioè, le spiegazioni sono tante, provo a farne una molto semplice, perché non mi ricordo. Se io ho un organismo che funziona a sangue freddo, diciamo che non è omeostasi, tecnicamente si chiama un organismo che non ha omeostasi interna, cioè non riesce a regolare la propria temperatura. Nel momento in cui fa troppo freddo, faccio un esempio, nel momento in cui fa troppo freddo, gli enzimi che servono per esempio, immagazzinare un evento, una memoria, si bloccano. Quindi un evento non viene più memorizzato. Quindi anche solo questo è come se ci congelassimo e poi ci si risvegliamo. Io questa cosa la utilizzavo da bambino. A me appassionavano moltissimo le lucertole. Era una cosa che da bambino mi affascinava perché erano velocissime e abilissime. Poi avevo scoperto che se le intrappolavo e poi le mettevo nel frigorifero, potevo studiarmela con più calma, perché nel frigorifero, se abbassava la temperatura, loro si bloccavano, rallentavano tutti i movimenti, io potevo fare le mie, diciamo così, osservazioni, non gli facevo particolarmente del male, ma semplicemente le bloccavo. Mia madre non era molto d'accordo su questa cosa, però questo, e qualche volta apriva il frigorifero si trovava queste lucertole immobilizzate. Ecco, il tema di fondo è stato questo: se io riesco a mantenere stabile la temperatura, allora tutte le reazioni biochimiche che avvengono nel sistema nervoso hanno una loro continuità e quindi anche posso a quel punto lì avere delle emozioni più complesse di quella fondamentale, la paura. Che quella ce l'hanno anche i rettili. Ma la paura, nell'istante stesso in cui una lucertola è spaventata, l'istante successivo, non avendo memoria, se n'è già dimenticata, quindi ripete magari lo stesso errore, cosa che i mammiferi invece tendenzialmente cosa fanno? Hanno memoria, quindi un topino di laboratorio, se ha capito che se tocca quella leva si brucia o si riprende una piccola scossa, non lo fa più, perché ha la memoria, si ricorda di questo. La memoria ti consente, per esempio, di avere cura della prole. Avere cura della prole migliora la fitness della prole, dopodiché a quel punto lì l'emozione della tenerezza ti nasce, perché hai il vantaggio di avere la cura della prole. Nel momento in cui hai la tenerezza la puoi esportare per qualsiasi altro tipo di relazione, che non è necessariamente la cura della prole. Grazie. Quello che mi affascina del fatto di poter interagire con un biologo è che mi permette, ogni volta che ti sento parlare, Giuseppe, mi permette di capire ancora più concretamente questa rivoluzione copernicana che l'ecopsicologia sul livello più ampio filosofico propone, per cui l'essere umano non è né il padrone del pianeta Terra, chiaramente, come abbiamo la presunzione di essere, né il virus, per essere attuali, di questo pianeta, come molti considerano, o il parassita, ma è parte del processo della vita in evoluzione. Perché io trovo sempre affascinante vedere come a poco questi sistemi viventi si sono arricchiti, più complessi, diventati più capaci di interagire con la realtà circostante e tra loro, e di interagire anche col pianeta stesso, quindi capaci di poter manipolare lo stesso ambiente. Noi stessi come specie, tra l'altro una specie molto versatile, uno degli ultimi arrivati siamo su questo pianeta, almeno come specie così organizzata e diffusa, se eravamo un po' più in balia ed eravamo anche un po' più in riverenza nei confronti del mondo, ecco, forse qua posso anche sfruttare la mail la diapositiva che avevo preparato. Nella nostra storia noi siamo cresciuti con la natura e nella natura, inizialmente con un senso di riverenza e di timore, come si può avere con una madre proprio, e sino a molto rapidamente a cambiare questo atteggiamento. In effetti l'ecopsicologia cerca anche di capire in che momento c'è stato un po' una rottura, un approccio invece
non più di collaborazione, ma di dominio, che oggi ci stiamo riconoscendo e stiamo cercando di ritornare indietro, mettendo insieme la ricchezza dell'essere diventati autonomi, la consapevolezza che abbiamo sviluppato questa grande capacità, questo potere personale anche nei confronti del mondo, ma anche la consapevolezza che dobbiamo darci dei limiti in questo potere, perché dobbiamo interagire con il pianeta con una modalità io-tu, per citare Buber, e non con una modalità io-esso, in cui l'altro è solo oggetto. Credo che molti dei mali ambientali di quest'epoca possono essere proprio definiti in termini di relazione io-esso con il pianeta. E la sfida evolutiva, quella che l'ecopsicologia affronta, ed è per questo che parte dal presupposto che cambiando la mente e i cuori delle persone possiamo cambiare anche il modo di interagire con l'ambiente, è proprio quello di recuperare questo senso di reciprocità con l'ambiente naturale. Sì, Bianca Maria mi chiede se si può parlare di corresponsabilità dell'essere umano, sempre di più, soprattutto in questo momento. Siamo arrivati a un punto tale, e qui tra un po' ti passo la palla, siamo arrivati a un punto tale in cui il potere che abbiamo sviluppato è tale che se non c'è questa consapevolezza di come e quanto andiamo a impattare di fatto sulla nostra stessa casa o il cos casa, rischiamo proprio di autodistruggerci. Quindi l'ecopsicologia attinge a piene mani da questa visione sistemica che l'ecologia porta, da questa consapevolezza dell'interdipendenza e dell'interazione tra i diversi elementi di un ecosistema. A te. Grazie Marcella, e grazie anche a Bianca Maria per la domanda. Direi che se potessi fare una metafora, direi che l'uomo in questo momento è il giardiniere imbranato, nel senso che io mi ero reso conto di questa cosa una volta che sono stato all'orto botanico con il professor Claudio Longo dell'orto botanico di Brera, e la sua immensa sapienza mi guidava all'interno dell'orto. Però appunto questa cosa mi ha fatto capire di come per avere un giardino così bello bisognasse avere una consapevolezza delle regole di quel giardino. Ecco, espandendo questa metafora, immaginando il pianeta intero, direi che siamo una specie in buona salute, perché siamo in crescita ancora esponenziale, quindi decisamente stiamo benone. Il problema è che non conosciamo le regole. Non siamo consapevoli delle regole. Per esempio, una regola di Gaia è che tutto deve essere riciclato. Se voi guardate un qualsiasi ambiente selvatico, non troverete mai dei rifiuti, perché non esiste il concetto di rifiuto in Gaia, cioè qualcuno deve riciclarlo. E il problema è che noi inquiniamo perché accumuliamo della materia che nessuno riesce a riciclare, e tra l'altro è accumulata da noi, quindi è un modo insensato di operare questo, evidentemente. L'altro aspetto, non so, è il fatto che il sistema è termodinamicamente chiuso, quindi hai bisogno di energia che non puoi prendere da qualcosa che poi si esaurisce, ma deve essere un'energia, diciamo così, tra virgolette, perenne, quindi un'energia rinnovabile. Ecco, questo è un altro elemento fondamentale: se non hai l'energia rinnovabile non puoi pensare di essere sostenibile, lo sarai per un periodo, lo sarai per un secolo, due secoli, tre secoli, ma prima o poi finisce tutto. Quindi tanto vale che sei consapevole di questo, ti rivolti direttamente alla fonte di energia rinnovabile, quindi il sole. Il sole a sua volta, scaldando la massa atmosferica, crea il vento, e riscaldando l'acqua crea anche il ciclo idrogeologico. Quindi vento, sole e acqua, che sono le tre fonti energetiche rinnovabili, derivano in realtà tutte dallo stesso, dal sole. Quindi questo è un approccio che è consapevole. Siamo proprio un po' all'inizio, cioè non possiamo pretendere che da pochi anni capiamo tutto. Lo sforzo, secondo me, che dovrebbe fare l'ecopsicologia è aiutare le persone a prendere consapevolezza di queste leggi di Gaia. Una volta che ho capito le leggi, posso fare il giardiniere consapevole. Questo è il nostro destino.
Questo siamo chiamati ad essere, cioè il giardiniere consapevole. So che ho una responsabilità rispetto ad altre creature, devo far crescere tutte le creature, non solo quelle che mi piacciono, perché questa è la prima... Marcella, tu dicevi prima quali sono stati i momenti di rottura. Beh, il primo momento di rottura è stata l'agricoltura, è stato l'allevamento. Quando noi abbiamo cominciato a distinguere tra natura selvatica cattiva e natura domestica buona, questo è stato inevitabilmente, noi abbiamo cominciato a creare delle situazioni assurde, cioè che non sono concepibili. Vi faccio un esempio molto banale. Il Canis lupus e il cane e il lupo sono la stessa specie, ma in Italia abbiamo 7 milioni e mezzo di cani e 2.000-2.500 lupi. Quindi questo vuol dire che abbiamo privilegiato tantissimo l'animale domestico, il cane, che tra l'altro anche a livello psicologico, cosa ci sta dicendo questo? Il cane noi lo dominiamo e non abbiamo nessuna, in realtà nessuna stima del cane. Quando noi associamo un'idea del cane, lo sempre negativa. Sono stato trattato da cane. Non è buono. Ho lavorato come un cane, cioè ho lavorato male. Cioè, no? Diamo un negativo. Il lupo, che è lo stesso animale in veste selvatica, invece non è questo. Il lupo ha la sua fierezza. Pensate se Pincola Estés avesse scritto il libro Donne che corrono coi cani. Non sarebbe funzionato nello stesso modo. O Kevin Costner che fa il film Balla coi lupi. Balla coi cani non funziona allo stesso modo. Perché il lupo è più fiero, e quindi anche nella nostra psiche è rimasto questa immagine del selvatico fiero. Quindi noi possiamo dire ho una fame da lupo, ma non è negativa. Sono feroce come un lupo, vuol dire fai attenzione, stammi distante, no? Quindi gli elementi, diciamo, paradossali, no? Quindi questo cosa ci sta dicendo a livello psicologico? Poi, Marcella, mi puoi smentire, io entro in un campo che non è il mio, ma mi sono sempre domandato questo. Probabilmente noi abbiamo il vero dramma che abbiamo da un punto di vista psicologico è che abbiamo spaccato la natura in domestica e selvatica. E abbiamo lottato contro il selvatico, ma il selvatico è anche dentro di noi, quindi abbiamo combattuto anche contro noi stessi. Ecco perché, ripeto, uno dei libri fondamentali per me è stato quello di Pincola Estés. Io quando ho letto quel libro, che era rivolto alla donna, ma risuonava benissimo in me, anche se sono un uomo, ecco, questa cosa secondo me dovrebbe riaprire molto l'aspetto, perché il mondo selvatico ha leggi completamente diverse, molto più vicina a quelle gaiane, del mondo domestico, della natura domesticata, della campagna, della cascina, dell'allevamento degli animali, che è sempre natura, ma è un'altra cosa. Grazie. Mi permetti di entrare proprio in un tema al cuore dell'ecopsicologia, che è quella della rottura che si è creata tra quello che mi piace chiamare archetipicamente la parte Eros e la parte Logos dentro di noi. E l'ecopsicologia lavora proprio su questi parallelismi, su quello che facciamo al mondo esterno e quello che facciamo al mondo interno. Ed ecco che quello che abbiamo fatto all'esterno, quindi addomesticare gli animali, andare a vivere in ambienti squadrati, disinfettati, quello che in architettura si chiama la dittatura del parallelepipedo, giardini coltivati, con i vialetti, con le pianticelle, una rossa e una gialla, tutte in fila, tutte uguali, e ha corrisposto a un addomesticamento che è stato fatto anche dal punto di vista psicologico. Non tutti sanno che è stato proprio quando stavano costruendo le grandi ferrovie alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti, che sono nate le basi per quella che è diventata poi la catena di montaggio nelle fabbriche, per una standardizzazione del processo di produzione, che si è rivelato così funzionale che poi è diventato la base per la creazione degli ospedali, delle carceri e, udite udite, purtroppo, delle scuole. Le scuole sono standardizzate. Si dà per scontato che ogni bambino dai 6-7 anni deve poter imparare queste cose. Tutti.
non c'è più il rispetto della varietà individuale. E il bambino a scuola viene preso in considerazione solo dal mento in su. Il corpo: stai fermo, stai seduto, stai a posto, comportati bene, non muoverti. Tutta quella che è la vitalità innata, la parte selvatica, viene completamente frustrata, castrata, contenuta. E per fortuna, cioè, Pincola Estés è una psicoterapeuta junghiana e un suo collega italiano, Claudio Risé, ha scritto Maschi Selvatici, proprio per riportare, per sensibilizzare anche il pubblico maschile su questo stesso tema. Nel reprimere la nostra parte eros, noi abbiamo represso la parte vitale, amorevole, istintiva, intuitiva, creativa, dionisiaca della vita. Già nella filosofia greca c'era questa, l'Apollinio e il dionisiaco, eccolo, perfetto. Due polarità fondamentali al nostro benessere. E soprattutto chi di voi lavora nell'ambito psicoterapia, psicologia, coaching, counseling, educazione, probabilmente questo vi risuona, il notare quanto è stato perso da questo punto di vista, e allora dobbiamo ritornare all'ambiente naturale, al contatto col selvatico, anche per recuperare una parte nostra. Perché nella misura in cui noi reprimiamo ferocemente il selvatico dentro di noi, ecco che riportiamo questo atteggiamento anche all'esterno. E il momento in cui riusciamo invece a recuperare una relazione ecologica fatta di attenzione, di ascolto, di rispetto, di empatia nei confronti della nostra selvaticità, spontaneamente si risveglia un atteggiamento innato, e qua tra un po' ti passo la palla per il fiore all'occhiello della biofilia, un atteggiamento innato proprio di amore per il selvatico, amore per la vita, amore per la terra, che c'è dentro di noi, ma che è spesso dimenticato. Mi piace paragonarlo a una candela con cui noi già nasciamo, ma a volte questa candela nel corso dei primi anni o dei primi mesi addirittura della nostra vita si spegne. Ma non è un problema, perché basta veramente poco riaccendere questa candela. Ed è proprio su questa metafora della biofilia che si basa uno dei campi di applicazioni spettacolari su cui, Giuseppe, proprio tu sei uno dei protagonisti, che è quello delle scuole e dell'educazione. Protagonista, ci provo, non vorrei essere, cioè, diciamo che quello che nasce nella mia storia, anche accademica, no? È stata una scelta a un certo momento abbastanza precisa, cioè ho deciso di occuparmi di un aspetto di ecologia che coinvolgeva soprattutto i bambini, per cercare di capire una cosa che mi sembrava che emergesse con molta chiarezza, cioè che il rapporto con la natura è un rapporto che non dipende dalla cultura. È un rapporto, quello che non dipende dalla cultura in generale è una storia evoluzionistica, è servito a qualche cosa. E questo, mi sono messo a studiare psicologia evoluzionistica, di lì ho incontrato diciamo, anche il primo contatto con la psicologia, poi la psicologia ambientale, no? Quindi tutto quello, ed erano osservazioni sperimentali, osservazioni anche, dicevo, a volte persino banali. Quando per esempio abbiamo portato in un asilo nido, quindi bambini da 0-2 anni, quelli bambini che non hanno capacità di relazione se non basata sul proprio io, no? Quindi un bambino di un anno gioca con un altro bambino, ma per lui l'altro bambino è un giocattolo, non fa nessuna differenza, semplicemente non ha uno scarto emotivo che riconosce, lo avrà più avanti, ma un anno no. Ecco, la cosa interessante è quando noi in queste stanze dove i bambini giocavano facevamo entrare un cucciolo di gatto, un cucciolo di cane, un cucciolo di coniglio. Ecco, la cosa interessante è che in pochi secondi tutti i bambini spostavano la loro attenzione, qualunque cosa loro stessero facendo. Non c'era niente che fosse abbastanza interessante per i bambini perché in pochi secondi non tutti non si avventassero sul al punto tale che poi in pochi secondi deve essere anche pronto a togliere l'animale, se no cominciavano a esplorarlo anche un po' troppo da vicino. E la cosa interessante erano i tempi di reazione.
I tempi di reazione erano diversi, nel senso che il coniglio, il cucciolo di coniglio, era quello preferito in assoluto, cioè quello che spostava subito l'attenzione di tutti. Con qualche secondo di ritardo, mediamente, sto parlando di una set di esperimenti, questa di osservazioni sperimentali, non di esperimenti, di osservazioni sperimentali, mediamente il coniglio era il primo. Dopo veniva il cane e per ultimo il gatto. Il che significava, ci abbiamo riflettuto un po', ma sia il cane che il gatto effettivamente in certe situazioni sono potenzialmente, appartengono a una struttura che è potenzialmente predatoria nei confronti, mentre il coniglio no. E quindi questo potrebbe essere una possibile spiegazione di questo elemento. Ecco, questo però per dire quante cose dovremo ancora esplorare, perché in realtà questa è la base. Ma come si sviluppa la biofilia? Con il coniglio è automatica, con il cane e con il gatto c'è un passaggio che in quell'età lì è biofobico. Ho un inizio di paura, soprattutto se il cane fa, ha delle reazioni. Sì, lo so che sono molto delicati i conigli, per quello li toglievamo immediatamente. Ecco, soprattutto perché, dicevo, stavo rispondendo a Veronica Leotta che ha messo queste domande sulla chat. Ecco, perché questo effettivamente è il passaggio, diciamo, dalla biofilia, dalla biofobia, cioè dalla paura, dal timore, non dalla paura, in realtà è timore della natura, che è un passaggio che tutti noi abbiamo, e questo potrebbe essere anche una delle ragioni per cui abbiamo una certa diffidenza verso il selvatico, perché ci fa timore. Mentre la biofilia nasce dopo, cioè nasce quando io sono in sicurezza e sono incapace di entrare in relazione con questo ambiente naturale. Volevo anche, approfitto per rispondere un attimino anche alla domanda che ha fatto Gemma, che si riferiva invece al tema di prima, cioè la biodiversità può essere considerata una regola. La risposta è, direi, è la prima regola. Non esiste, cioè, per come è strutturata Gaia, non esiste la monocultura, la monocoltura, la mono. Il mono non è vivo. Quello che è conformizzato in realtà non può essere funzionale, perché se io devo riciclare quel tutto, allora il mio scarto deve essere cibo per qualcun altro. E lo scarto di quell'altro deve essere cibo per un altro ancora. Quindi si devono creare, più è complessa la catena alimentare, più è facile che l'ecosistema resista e sia stabile. Questa è una legge che abbiamo, non è tantissimo che abbiamo scoperto, però è una legge che è fondamentale. Quindi più sono forti i legami tra tante specie diverse e più l'ecosistema è resistente. Una cosa chiudo un attimino con questa osservazione. Non a caso il principale, secondo gli ecologi di sistema, cioè gli ecologi che studiano l'ecologia globale, cioè quella del sistema Terra, ci avvertono che il principale problema ecologico nel pianeta è la perdita di biodiversità. E il principale è quello che è completamente fuori controllo. Noi abbiamo innescato davvero la sesta estinzione di massa. Da cui Gaia sopravviverà, ma sopravviverà tranquillamente perché l'ha già fatto altre 5 volte. E tutte e 5 le volte in 10 milioni di anni, appena 10 milioni di anni, appena 10 milioni di anni per lei, non per noi, si riprende. Quindi Gaia non soffre minimamente di questo. Quello che noi ci avvertono questi ecologi è fate attenzione, facciamo attenzione perché abbiamo superato il segno. Primo problema ecologico, la perdita di biodiversità. Il secondo e lo squilibrio del ciclo dell'azoto, dovuto sostanzialmente all'industria agroalimentare, è solo il terzo è il cambiamento climatico. Quindi quando io sento dire no, è il cambiamento climatico, eccetera, mi verrebbe da dire sì, è la medaglia di bronzo, cioè ci sono prima gli altri due problemi che dobbiamo affrontare. Ecco perché non è un caso che la crisi ambientale ha come massimo problema che dobbiamo affrontare è la perdita di biodiversità, cioè dobbiamo contrastare quanto più possibile la perdita di biodiversità, perché significa perdita di selvatico, non perdita di naturale. Ecco. Grazie, mi riaggancio proprio su questo focus sulla biodiversità, proprio
proprio per ricordare che l'ecopsicologia lavora sulla biodiversità interiore e la biodiversità interiore è considerata fondamentale per la salute psichica del singolo individuo. Quindi allenarsi a conoscere e imparare a attivare, imparare a fare amicizia con tutte le diverse sfaccettature del nostro essere. Qui c'era qualche immagine che avevo preparato. Questa crisi proprio del rapporto tra il mondo naturale e il mondo umano è proprio speculare, è una crisi che sta avvenendo anche a livello psicologico interno, quindi proprio stiamo dando molto spazio alla nostra dimensione razionale, psicologica, scusate, razionale, cognitiva, che è l'ultimo giocattolino che come specie in evoluzione abbiamo sviluppato e quindi stiamo in questo momento, ci stiamo dedicando completamente a questo. La sfida, la speranza è che proprio grazie a questa dimensione razionale e cognitiva, come ci dicevi Giuseppe, ci renderemo conto che stiamo superando il limite ed è il caso che riaggiustiamo un attimo qualcosa nel nostro modo di relazionarsi col mondo. La proposta che da psicologi portiamo è quella proprio di far fare a delle persone dei percorsi di crescita personale in modo di arrivare a questa che Goleman chiama intelligenza ecologica. Laddove invece magari da ecologi voi avete più la possibilità di spingere su, fare attenzioni su determinati campi specifici della gestione delle risorse e tutto quanto. Io qua ho una domanda per te proprio che ho a cuore. Tu che hai una posizione privilegiata in un certo senso come ricercatore, affacciato anche a quello che succede sul mondo, cosa sta succedendo negli alti vertici, nei vertici decisionali? Cioè quanto scienziati con la mente aperta, il cuore aperto come il tuo, stiano riuscendo a fare breccia effettivamente sui centri del potere? Che visione hai di come ci stiamo muovendo, di quanto si sta risvegliando questa consapevolezza di aver raggiunto il limite e iniziare a prendere dei provvedimenti? Ma guarda, in realtà potrei risponderti che questi flussi non dipendono dal potere deciso, non dipendono almeno solo in parte, forse in piccola parte, dai decisori politici. Ti faccio un esempio che è molto concreto, che si può capire abbastanza bene. Per ragioni professionali mi occupo di seguire quanti i paesi stanno, in che modo e quanto i paesi stanno perseguendo la via degli accordi di Parigi per i cambiamenti climatici. Quindi ci sono, diciamo, dei vari dati che vengono aggiornati ogni mese su come i vari paesi stanno andando avanti o stanno regredendo rispetto agli accordi di Parigi. Una cosa interessante è che 3 anni fa c'è stato un cambio di amministrazione negli Stati Uniti, è arrivata un'amministrazione che ha negato, negazionista, quindi ha ricusato gli accordi di Parigi, e uno si aspetta quindi che gli Stati Uniti escano progressivamente, cioè facciano marcia indietro sugli accordi di Parigi. In realtà sono uno dei paesi che sta andando meglio. E questo è sorprendente, tu dici, ma come? Ha un presidente che ogni piede spinto dice che non tutta una stupidaggine. In realtà non è così, perché in realtà cosa è successo? È successo che gli Stati Uniti sono diciamo una grande federazione di stati. Due degli stati più importanti degli Stati Uniti, anzi tre, non a caso il terzo è meno conosciuto, ma è altrettanto importante, sono New York a est e California ad ovest, dove c'è maggiore tecnologia, c'è maggiore competizione internazionale, dove l'economia deve misurarsi. Ovviamente chi costruisce quelle cose, quel tipo di impianto industriale, deve adattarsi agli standard richiesti non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Quindi cosa succede? Che in California e in New York devono star dietro agli accordi di Parigi, perché ormai è quello il trend. E il terzo stato è interessante, perché è un piccolo stato, si chiama Washington, che è l'area... Lo stato di Washington è l'area dove maggiormente, assieme alla Silicon Valley, si sono sviluppate le forme invece di terziario cosiddetto avanzato. E anche queste sono rispondenti a una psiche
ha un'idea di psichica che ha questi americani di terziario avanzato, per cui vogliono che la natura sia la natura wilderness. Ecco, allora, mi sembra, diciamo, gli Stati Uniti sono un bel esempio, secondo me, di questo. Cioè, il decisore politico vuole andare in una direzione, ma il paese sta andando in un'altra. Ed è questo che dico, va bene, allora quanto conta veramente il decisore politico? Sia nel male, come in questo caso, sia nel bene. Cioè, quando un decisore politico vuole fare lui una cosa meravigliosa, però la gente non è ancora matura. Ecco perché, di nuovo, il problema, secondo me, è più eco-psicologico che politico. Se cambia la mentalità, è indipendente il problema di chi governa. Anche chi governa deve adattarsi. Ecco, allora questo, anzi, maggior ragione adesso sono sensibilissimi i politici ai piccoli mutamenti di sondaggio. Ecco, quindi questo diventa davvero una cosa importante. Volevo, se mi dai ancora un minuto, volevo provare a rispondere un attimino a alcune domande che sono molto, molto belle, molto interessanti. La prima era di Veronica. Che dice, però paradossalmente i conigli in cattività richiedono maggiore attenzione e cura perché bisogna intuire e interpretare le loro esigenze. I cani possono abbaiare, i gatti possono miagolare, ma i conigli, no, sono biologicamente paurosi e indifesi. Di nuovo, Veronica, ti invito a pensare che il coniglio non è il coniglio che tu hai, quello è la forma domestica di una specie che invece in mondo selvatico è completamente differente e che non è paurosa e difesa. Noi l'abbiamo selezionati così. E ovviamente questi animali, come il cane domestico, il gatto domestico, anche il coniglio domestico, ha bisogno di molte cure, perché quello fa parte della natura domestica e quello non possiamo farci niente, li abbiamo selezionati in quel modo lì. Ma nella natura reale il lupo non ha nessun bisogno di un uomo, il gatto selvatico non ha bisogno dell'uomo. E anche il coniglio selvatico non ha bisogno dell'uomo. Quindi è tutto un problema di nuovo, natura selvatica, natura domestica. Bellissima la domanda di Costi, la monogamia è contro la biodiversità. Il mio professore di primatologia all'università diceva che la specie umana è una specie monogama seriale, nel senso che potrebbe avere una tendenzialmente monogama, e c'è una regione anche biologica molto chiara, che è dovuta sostanzialmente al fatto che la gestazione e la nascita, che in pratica abbiamo dei cuccioli umani inetti, e quindi chiaramente questo non ha bisogno di, hanno bisogno di molto tempo di cura. Questo ha favorito lo spostamento radicalmente nella struttura fondamentale che è la coppia. Poi che la coppia sia, quando è coppia è monogama. Non c'è nessun dubbio. Che poi la coppia duri tutta la vita, questo è un altro discorso. Il problema fondamentale è che la coppia deve essere in qualche modo monogama, ma qui avverteremo un'altra cosa. Un po' come, in realtà, è un po' come la stessa organizzazione del lupo. Anche il lupo ha quel tipo di organizzazione, nel senso che il branco di lupo si fonda su un maschio alfa e una femmina alfa. Sarebbe tantissimo da aggiungere questo, magari lo faremo in un altro webinar, perché su questo maschile e femminile nell'ecopsicologia apre un grandissimo discorso che ha una base biologica, ma che può essere interpretato in molti modi diversi. Matteo aveva una bella domanda: se io semino 10 semi per eccesso e ne crescono 7 vicini, per le carote ad esempio, devo stirpare gli altri 6 germogli nel rispetto delle distanze di sesto impianto per dare spazio a tutti e nutrienti adatti, o le lascio tutte? Dipende, se tu le carote le vuoi mangiare è meglio che le stirpi quelle di troppo. Se te invece piace vedere le carote crescere così, la pianta di carota, lasciale. Dipende sempre qual è il tuo obiettivo, cioè come giardiniere consapevole sai che in questo momento quelle carote ti servono come orto, e allora le devi diradare. Se invece è nella parte del tuo giardino selvatica, quella che lasci libera, allora ci penseranno loro a decidere quale carota deve sopravvivere. Però la nostra è un intervento, ecco, artificiale. Stiamo di nuovo sottinteso nella natura domestica. C'è una lunga considerazione di Luca Gasparro che provo a leggere. Vi esprimo una mia sensazione rispetto al passo evoluzionistico dell'uomo di cui avete parlato. Il passare dal giardiniere maldestro al giardiniere consapevole mi risuona dentro come un salto diretto sempre verso l'uomo, piuttosto che il compito che l'uomo dovrebbe avere in Gaia.
non sapendo e avendo le nostre conoscenze, mi sembra più un aggiustamento del tiro da parte dell'uomo piuttosto che un passo evolutivo. Meglio, lo sento come un possibile passo verso il futuro. So che è una domanda di rispetto al senso della vita, quindi enorme, ma qual è, secondo voi, il ruolo dell'uomo, l'essere che sa, dovrebbe avere per tornare a essere Gaia, comportarsi in Gaia? In che modo questo sapere può essere utile? Faccio una breve risposta, poi credo che Marcella possa rispondere meglio di me a questa domanda. Io credo fondamentalmente che siamo tutti figli di Gaia, dal virus SARS-CoV-2, anche lui è figlio di Gaia, che è molto più antico di noi, fino a Homo sapiens, che in realtà il termine tecnico sarebbe Homo sapiens sapiens, cioè l'uomo che sa di sapere, perché non basta sapere, bisogna essere anche consapevoli. Ecco la differenza, secondo me, importante da questo punto di vista. Quello che vorrei dire è che se siamo figli di Gaia, e Gaia in realtà ha fatto un esperimento, ha voluto vedere cosa succede se io concentro una grande quantità di neuroni nella scatola encefalica di questo primate e vediamo cosa può portare. In realtà siamo proprio all'inizio dell'esperimento, quindi non saprei fare una previsione di questo. Gaia è molto paziente, Gaia lavora su decine di milioni di anni. La specie umana ha 300.000 anni, stiamo parlando proprio dell'infanzia, quindi si aspetta di qualunque altra cosa. Credo, come dicevo prima, che la prima cosa è conoscere Gaia, conoscere le sue leggi. Questo è l'aspetto, secondo me, prima di tutto fondamentale. Ok? Ho parlato anche troppo? No, no, grazie mille, grazie, perché anche io ho visto le domande e meritavano proprio una risposta. Su questa domanda di Luca, io credo che i giochi siano aperti. Non si possa dire che cosa sarà o che cos'è. Lo vedo anch'io come un esperimento che Gaia ha fatto e continua a fare e si diverte probabilmente tantissimo. L'esperimento adesso è che noi abbiamo un margine di consapevolezza. Abbiamo, qui aiutami anche a vedere se non dico una bestialità dal punto di vista evolutivo, ma finora gli animali erano molto dipendenti dal loro istinto. Credo che si sta aprendo un margine di libertà alla nostra specie, che non so se altre specie hanno. Anzi, mi piace pensare che probabilmente i delfini, che hanno un cervello molto più complesso del nostro, potrebbero avere dei margini di libertà molto più ampi che noi ancora neppure ci sogniamo. Però, stando sugli altri animali con cui abbiamo maggior dimestichezza e conoscenza, noi abbiamo proprio la possibilità di diventare consapevoli della spinta istintiva. Ho voglia di mangiarmi tutta la torta al cioccolato perché mi piace tantissimo, però abbiamo anche la possibilità di intervenire cognitivamente, beh però se la mangio tutta non ne rimane anche per gli altri, poi magari mi fa male al fegato, poi magari non ne ho più per domani. E quindi abbiamo questa libertà di scelta, che non è sempre una scelta rispetto a limiti, rispetto a doveri, rispetto a handicap, ma è anche una scelta di atteggiamento, che comunque rispecchia una libertà della nostra specie che si esprime nel bene e nel male. È proprio questa libertà che ci impedisce di fare qualsiasi tipo di previsione. E quello che però mi azzardo a sottolineare in rosso, come hai detto anche tu Giuseppe, è il tema della consapevolezza. Quindi noi stiamo sviluppando una sempre maggiore consapevolezza che dal punto di vista neurofisiologico è uno sviluppo dei lobi parafrontali. Quando si parla di propriocezione, presenza, scelta, connessione col qui e ora, stiamo parlando sempre di attivazione dei lobi parafrontali. Mi sono appena vista un video spettacolare di un esperimento che ha voluto fare un neurofisiologo musicista, mettendo un collega in una TAC con la tastiera e la possibilità di suonare un pezzo che conosceva bene a memoria e di fare dell'improvvisazione jazzistica. E si è proprio visto aree del cervello diverso che si attivano quando entra in campo l'improvvisazione, cioè la capacità di inventare qualcosa che prima non c'era, e sono soprattutto aree che hanno a che fare con il parafrontale. Quindi se vediamo questa come sfida evolutiva, quindi lo sviluppo dei lobi parafrontali, quindi lo sviluppo della consapevolezza di quale può essere
le implicazioni di una mia azione. E l'ecologia aiuta proprio con questa visione sistemica, con questa consapevolezza che quando io tiro un filo, creo un buco dall'altra parte del tessuto, perché la visione del mondo che ci viene offerta oggi è quella di un tessuto, non di un castello di mattoncini Lego, dove se tolgo un mattoncino, ok, c'ho il buchino lì. No, in un tessuto io sposto un filo come la coperta, la tiro in alto, c'ho i piedi freddi. Quindi questo è il tipo di mentalità che stiamo sviluppando, che la conoscenza delle leggi di Gaia ci aiuta a rafforzare e che va a rafforzare proprio i nostri lobi parafrontali. Quindi le possibilità di sviluppo di questa intelligenza ecologica nel suo senso più ampio sono immense. Questo è quello che mi porta a essere molto ottimista sul nostro futuro come specie, perché comunque in questi anni, quando andiamo a leggere i libri Jeremy Rifkin, Civiltà dell'empatia, che riscrive tutta la storia dell'essere umano, Harari, Da animali a dei, questi pensatori che hanno avuto questa visione ad ampio raggio, sono visioni che aprono il cuore, che danno speranza, che danno fiducia, perché abbiamo fatto delle cose incredibili negli ultimi 10, 20, 30 anni, impensabili un secolo fa. Quindi se è stato fatto così tanto in questa decina d'anni, chissà che cosa non può essere fatto anche in tutti gli anni a venire. Mi ha dato l'occhio sull'orologio, siamo quasi alla fine, quindi io ti ripasso la palla per arrivare un pochino a portare i remi in barca. Abbiamo visto insieme che cos'è la biofilia, l'importanza del legame col selvatico, l'importanza dello sviluppo dell'intelligenza emotiva, del senso di appartenenza, della consapevolezza, e questo concetto dell'ecopsicologia proprio come una psicologia del noi, con la biodiversità ben sottolineata. E mettendo in primo piano i libri, Giuseppe, ti ripasso la parola proprio per prendere anche tu, trarre un po' le fila di quello che abbiamo detto finora. È un po' complesso, in realtà abbiamo aperto tante questioni, ma non le abbiamo chiuse, nel senso che ne vorrei aggiungere un'altra adesso, perché riflettendo sulla tua cosa e quindi lasciare spazio poi ad altre riflessioni, ho letto da messaggio di Stefania Pinna che scrive: abbiamo una grande esperta di delfini oggi, vi presento Valentina Corrias, spero di pronunciarlo in modo corretto. A cui io farei una domanda di questo genere, perché mi domando una cosa. Prima di fare la domanda faccio una piccola premessa, che è questa. Lo sviluppo del cervello non è soltanto il numero di neuroni o l'area dove avviene lo sviluppo. In realtà una parte importante della capacità cerebrale umana dipende dal fatto che noi, il cervello umano, ha dei plessi corioidei. I plessi corioidei sono quella struttura che permette di separare il circuito sanguigno dal liquor cefalorachidiale, che è quello dove è immerso il cervello e tutto il sistema nervoso centrale. Cosa significa questo? Che noi abbiamo creato, o meglio, la natura ha creato dentro di noi un sistema che isola il cervello dal resto del corpo. Questo, tra l'altro, fisiologicamente ha delle conseguenze filosofiche non banali, perché, per esempio, noi l'istinto non è così, dobbiamo stimolarlo, abbiamo pochissime cose veramente istintuali. La maggior parte delle cose dobbiamo apprenderle. Perché? Perché se arriva in un cane, per esempio, se parte l'ormone dell'adrenalina, arriva al cervello, i neuroni lo prendono, questo neurone dell'adrenalina, e si eccitano come qualsiasi altra parte. In realtà, dalla surrene umana, se parte l'ormone dell'adrenalina, non arriva al cervello. Noi dobbiamo ricostruire il fatto che siamo arrabbiati. Sembra un paradosso, ma in realtà il cervello è immerso in una sua autonomia, diciamo, quantica, no? In cui non ha niente a che vedere. La domanda che volevo fare a Valentina Corrias, e se lo sa, oppure se riusciamo poi eventualmente a capire, che tipo di plessi corioidei hanno i delfini? Perché questo ci direbbe, per esempio, i delfini hanno un cervello isolato come quello umano, per cui devono imparare un sacco di cose. Probabilmente sì, in parte sì, ma non del tutto. Io credo che ci sia una differenza importante. Questo poi
crea altre possibilità, cioè il delfino ha delle cose che noi, capacità diciamo di azione, di comportamento che noi non possiamo avere perché non abbiamo il suo sistema nervoso, non solo il cervello ma l'intero sistema nervoso. Ecco perché diciamo, sì, ahimè, corpo e mente di nuovo separati, dice Damiano Biscorsi, sì. Sì, e abbiamo il problema di riconnetterli. Abbiamo il problema di fare in modo, e questo è, se ci pensi, vi do del tuo a tutti, mi permettono. Se ci pensi, Damiano, è esattamente il problema che ha il Gautama Buddha. Cioè, come faccio a ritrovare il mio equilibrio? E se il mio equilibrio è nel corpo, come faccio a controllare il mio corpo, sentire il corpo? E quindi capire, essere consapevoli delle emozioni per poter poi essere padrone delle tue emozioni. Allora, il tema è sempre quello. Forse quando si dice ci piacerebbe, ci piacerebbe non riconnettere corpo e mente, però sono anche biologicamente separati. Il corpo è separato dalla, il cervello è separato dal corpo in misura molto superiore a quanto noi possiamo sospettare. Questo potrebbe però essere un bene per certi aspetti, perché ci dà autonomia, non ci giustifica i comportamenti. Se io pesto la coda a un cane mi azzanna, è un istinto. Ma se una persona, un bambino mi pesta un piede, non necessariamente io devo mandargli un ceffone automaticamente. Posso decidere e capire che la situazione, quindi ho la mia autonomia. La stessa cosa quindi ha degli effetti diversi, se ho l'isolamento del cervello. Quindi è un lato anche, se vogliamo, anche abbastanza positivo. Non so, sono andato oltre, non ho tirato le fila, mi dispiace, ma... Non preoccupate, allora decidiamo che tirando le fila apriamo ancora di più, perché hai toccato un punto cardine del nostro lavoro alla Scuola di Ecopsicologia, che è proprio quello della centratura, che è sinonimo di mindfulness, quindi della capacità di sviluppare la presenza a se stessi. Questa attenzione al corpo oggi ce la dobbiamo sviluppare proprio per poter scegliere come agirlo. E anche qui la mindfulness, ormai sono tantissimi gli studi che quando si medita, quando si fa la centratura, sono i lobi parafrontali che si attivano. Quindi è una capacità che possiamo allenare, quella di riunificare consapevolmente. Il filosofo Arthur Koestler ha questa immagine bellissima dell'io, del sé, del signore del pianeta io, come lo chiamiamo in ecopsicologia, come un'auriga alla guida di una carrozza guidata da 3 cavalli. Corpo, soprattutto cervello rettile, emozioni, mesencefalo e sistema limbico, mente, corteccia cerebrale, come 3 cavalli che seguono ognuno leggi diversi, bisogni diversi, linguaggi diversi, ma che possiamo a poco imparare a conoscere i loro linguaggi e a farli interagire amichevolmente tra loro, in modo che quando il corpo ha bisogno delle energie emotive e mentali, anche gli altri 2 cavalli vanno in quella direzione, perché ci sarà il momento in cui sarà la testa a chiedere aiuto e anche il cavallo corpo lo aiuterà. È un lavoro lento ma sicuro, con risultati che immediatamente possono essere sentiti e toccati con mano. Sto proprio terminando un corso di mindfulness fatto con uno degli allievi di Kabat-Zinn, adesso un'amnesia sul nome, aiutami, Fabio Giommi, che la cosa affascinante per me è stato vedere questo gruppo di 30 persone, di cui la maggior parte era totalmente digiuna di tutto, mai sentito parlare di niente che aveva a che fare con yoga, meditazione, eccetera, eccetera. Vedere come e quanto la capacità di presenza loro stessi, di consapevolezza, di lucidità è aumentata. Quindi è possibile. E ben venga Kabat-Zinn, che ha creato uno dei protocolli, poi ne inventeremo tanti, e verranno inventati tanti, ma l'apprendimento è possibile. Eccoci. Quindi volevamo farvi intravedere le possibilità di collaborazione tra questi 2 campi, psicologia ed ecologia, e credo che avrete visto che sono tantissime, appunto abbiamo aperto discorsi, non li abbiamo chiusi. Doveva essere un seminario in presenza, questo con Giuseppe,
sarà probabilmente un seminario in presenza, ci dobbiamo ancora mettere d'accordo sui dettagli, molto probabilmente il primo fine settimana di settembre o l'ultimo di ottobre. Quindi tenete d'occhio le newsletter, tenete d'occhio il sito, vi faremo avere dettagli, aggiornamenti. Nel frattempo qui ci sono i libri, sono tutti i libri che sono anche proprio nella bibliografia della scuola. Oggi ho finito la correzione del bozzo e della riedizione del libro di base Ecopsicologia, che è stato pubblicato nel 2006 e uscirà a fine giugno con le edizioni Aboca. E quindi è un momento molto, molto, molto vitale. Quindi è proprio il momento in cui si aprono molti discorsi, anche grazie agli eventi, e in cui credo, Giuseppe, che i temi che portiamo troveranno sempre più attenzione. Speriamo, faremo del nostro meglio. Ti ringrazio tantissimo, arrivano già i ringraziamenti anche a nome di tutti gli allievi di EcoPsiché dalla Sicilia, dalla Sardegna, tutte le persone nuove che si sono avvicinate e che hanno avuto questo come primo incontro, tutte le persone che ti conoscevano e sono arrivate perché conoscevano te e così sono arrivate anche alla scuola. E vi invitiamo a mantenervi in contatto www.ecopsicologia.it, c'è la possibilità di iscrivervi alla newsletter. Vi invierò la settimana prossima la registrazione, il link alla registrazione di questo webinar. E veramente un grazie di cuore, Giuseppe, perché è sempre una gioia poter Ti danzare, io la vedo ringrazio. come una danza, insieme a te, su questi temi che abbiamo entrambi a cuore. Grazie moltissimo a voi tutti, spero di rivedervi presto in presenza, che è molto meglio. Vi ringrazio molto, grazie. Grazie a tutti.